Cuneo, Pala Ubi Banca, in compagnia di Gino Primasso. Come vedete alle nostre spalle, anzi alle tue spalle, è in corso il primo allenamento stagionale del Cuneo Granda Volley. Allora, quali sono le sensazioni per questo inizio di stagione, anche in riferimento alla squadra che avete costruito? Vi siete impegnati molto, è stata un'estate lunghissima, finalmente il lavoro è iniziato. Sì, finalmente il lavoro è iniziato, le emozioni sono tante, sono chiaramente, siamo contenti della squadra che abbiamo fatto, ci stiamo cominciando a conoscere, c'è tantissima curiosità da parte nostra, ma devo dire anche da parte delle ragazze, che si conoscevano chiaramente di vista, ma in poche situazioni hanno giocato insieme, anche soltanto un paio. Per cui c'è grande curiosità anche in questo senso. Siamo sicuri di aver fatto, messo su un team tecnicamente e fisicamente molto valido. Oggi, come hai detto giustamente tu, primo allenamento al Pala Ubi, stamattina siamo stati al Body Gym, al Body Center, scusate, di Borgo San Dalmazzo. Domani saremo nella piscina di Boves e via così. Ecco, cosa ci si aspetta in queste prime settimane di allenamento? Anche perché appunto è stata un'estate lunga di attesa e il campionato inizierà tardissimo rispetto al solito. In queste prime settimane su cosa dovrà soprattutto lavorare il coach? Guarda, ci aspettiamo tanto sudore, ma non è un modo di dire. Intanto perché le ragazze, chiaramente alcune si sono mantenute molto bene in allenamento, altre hanno approfittato per riposare, quindi devono recuperare una forma fisica che le permetta di sostenere allenamenti sulla palla, quindi con tanti salti. Per ora ci si limita appunto a allenamenti fisici anche con il pallone, ma limitando o evitando i salti per almeno i primi giorni sicuramente. Ci aspettiamo questo, una tanta voglia di lavorare, sapendo di avere alle spalle un progetto che è la nostra società importante, che vogliamo che rimanga a Cuneo per tanti anni, in un bel palazzo dello sport, con un bel pubblico che ci segue, che ci ha seguito finora e che ci seguirà ancora più numeroso. Questo ci aspettiamo, grande entusiasmo e voglia di fare. Per quanto riguarda la rosa, sono tantissimi ovviamente i nuovi innesti. L'ultimo annuncio è stato però quello di una conferma, cioè quella di Floriana Bertone, che insieme ad Alessandra Baiocco porteranno, diciamo, la cunesità all'interno della rosa, ecco. Sì. Per quanto riguarda Floriana, come sta? Perché tra l'altro la vediamo qui che sta facendo un allenamento differenziato a parte. Sì, Floriana è tornata a essere una sportiva, sta bruciando i tempi, si è allenata, ecco, lei era una di quelle che stavo menzionando sul lavoro che fa tutta l'estate. Sono solo 6 mesi che è stata operata, abbiamo ancora un paio di mesi di tempo, noi e lei, per vedere fino a che punto potrà ritornare un atleta di pallavolo da Serie A come lei è, come lei saprà dimostrare di essere. Evidentemente non vogliamo bruciare assolutamente, certo, i tempi, abbiamo appunto il fatto che cominceremo tardi a giocare ci dà la possibilità di avere pazienza sia noi che lei. E quindi abbiamo avuto Floriana con noi perché sappiamo che, oltre che essere una stupenda ragazza, una brava ragazza, è una che ha tanta voglia di lavorare, quindi vedremo insieme più avanti. Ma intanto è molto seguita dai nostri fisioterapisti, da tutto lo staff medico e naturalmente anche dal nostro preparatore Danilo. Ultima cosa, questa settimana ci sarà la presentazione ufficiale. Sì. Qui a Cuneo c'è da aspettarsi qualche novità importante, qualche annuncio importante per questo appuntamento? Beh, sicuramente qualche annuncio importante ci sarà, come ci sarà, verrà anche svelata tutte le partite, le amichevoli che andremo a fare, alcune le faremo anche importanti qui a Cuneo, anzi molto importanti qui a Cuneo. Cominceremo a far sentire il gusto al palato fine dei nostri tifosi cunesi e non solo cunesi. Ci sarà tutta la squadra naturalmente, ci sarà una rappresentanza del settore giovanile, sono rappresentanti, se no riempiremo tutta la sala, anzi non ci starebbero nemmeno. Sì, io infatti invito chi vuole venire, siamo alle 18 il venerdì 7 al centro incontri della Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo.